Tu ci avevi assicurato, ha detto che veniva James Brown. Ah, ha parlato dell'America. Sì. Scusa, ma James Brown ha detto che veniva. Sì. Poi chiamavamo Emil Deodato e di lui. No, c'era. Senti sta pizza. Eh? Senti com'è bello. Dimmi, che cos'era quella cosa? James Brown, giustamente c'è stato. Ma James Brown, già... Temptation, sì, al posto di la Charles. Hanno accettato, ma è una cosa ancora più interessante. Willy, perché di solito non si esibiscono quasi mai, hai capito? Ecco. E vengono appunto perché all'Apollo e l'idea gli è piaciuta molto. Ma... Andiamo là. Dici così perché giustamente è un teatro che addirittura ha sempre chiuso le porte ai musicisti bianchi. Però vabbè, non ci credi che sia musicisti bianchi loro. Sì, già li hai detto. Europei. I musicisti bianchi europei. Thank you and good evening, ladies and gentlemen. It's yours truly, Bill Murray, saying welcome to the Apollo Theater. Come and get your Nemo Rivera. To my mind and my candy, honey. Yeah. Would you tell him what to do with him? I can mash potato and I do that when I do. When I tell him me, baby, not. He is like a license. Who like a license? Good night, baby. Good night, baby. Packing up my bag. Gonna leave this old town right away. Good night, baby. Gotta find that girl. If I have to, it's like crown the world. Ok, ma tu Temptation, ma dove stanno i Temptation? Vengono? No. Ok, magari, io sono contento. No, Willy la fa facile, ma sai quanta gente non ci vengono. Sai quanta gente ci ha provato ad andare, partire dall'Italia, andare in America, suona per il pubblico americano, nemmeno per il pubblico. Ma come italiano. Fanno i Temptation e James Brown a cantare i pizza napoletana? Magari quello ce la fa facile pure. Campi freghi. Per favore, due per New York. Que estoy haciendo?
L-O-V-E. We feel very good that there is a meeting of Naples and Harlem, because we believe there's a revolution happening in music. All rhythm is universal, and there's good musicians everywhere. And then we can be good musicians, we can be friends. I think that music is the international language. And once again, we get the chance to prove it by two different peoples coming together in a song. I think it's a good thing to do. Il Teatro Apollo, nato nel 1934, visto dal di fuori è un edificio grigio, senza pretese. Sembra quasi avere l'aspetto di una vecchia fabbrica di vestiti, ma è stato e rappresenta tuttora per un artista la vetta da raggiungere, la consacrazione definitiva, il successo. Per un gruppo di artisti e musicisti italiani, arrivare a salire il palcoscenico di questo teatro è un momento di grande emozione. Sicuramente è un evento. Questo è il luogo dove centinaia di stelle hanno cominciato la loro carriera. Bo Diddley, Bill Honky, Tom Doggett, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Lionel Hampton, Bessie Smith, Red Fox, Cab Calloway, Billie Holiday, Count Basie, Sarah Vaughan, Charlie Parker, Bill Bojangles Robinson, Sammy Davis Jr. e Louis Armstrong. Musica tecnico è sempre un problema che mi crea delle tensioni. Willy, allo? Siete già arrivati? Dalla posta, stavamo vedendo il teatro? Il teatro. Come? Bello, bellissimo. Emozionante. Gli strumenti arrivano dopo, nel pomeriggio. Li montano così domani facciamo le prove dalla mattina. E le prove, Willy, come facciamo? Per le prove niente paura, James Enese può stare tranquillo. Infatti sono stati convocati dall'Italia i migliori addetti ai lavori che hanno organizzato, lavorando gomito a gomito con i colleghi americani, lo stage per il soundcheck. Certo, l'impegno degli italiani è stato grandissimo, ma essere stati convocati qui equivaleva all'aver appuntato un fiore all'occhiello. Tanto si respira in ogni istante il passato storico del teatro. L'Apollo è stato ed è tuttora un teatro nero. Ha sempre rappresentato per la gente di colore l'unico trampolino di lancio per entrare nel mondo della musica e il suo mito è cresciuto soprattutto nel periodo in cui alla gente di colore non era concesso entrare nei teatri dei bianchi. Ai nomi ricordati prima, che sono solo alcuni dei tantissimi artisti che si sono esibiti su questo palcoscenico, col passare degli anni dobbiamo aggiungere nuove stelle come James Brown, Dionne Warwick, John Otis, Fats Domino, Gladys Knight, Smokey Robinson, Diana Ross, Bill Cosby, Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Sam & Dave, l'indimenticato Otis Redding e tanti altri. Forse un altro dei motivi che spiega il successo dell'Apollo è che sul suo palcoscenico è passato di tutto, dal teatro puro alla musica swing, dal bebop al rhythm and blues, dal jazz moderno al gospel, dal funky al soul e ogni nuova tendenza sia nella danza che nella commedia. È stato, insomma, un teatro sempre all'avanguardia.
Non manca però ai nostri artisti il tempo per qualche piacevole distrazione. Hello everybody, it's Monday, November 30th, 1987, and at the Apollo Theater, Harlem meets Napoli, featuring James Brown, The Temptations, and from Naples, Italy, Eduardo Benato, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, James Senese, with special guest Yumir Diodato, Alfonso Johnson, Lester Bowie, Don Moyer, Asha Putley. This is WBLS 107.5 in a class by itself, and we'll see you there. Ed ecco come partecipa alle prove della sua band il grande James Brown. In effetti è Martin McCready, il direttore d'orchestra, a fare il sound check, mentre il padre del soul guarda da lontano. Ma del resto, quasi tutti gli elementi della sua band suonano con lui da più di 20 anni. Instrument do you play? Drums. I play drums. And you play instrument? No, I don't play an instrument, but I do a trumpet with the microphone. You want to see how it goes? Yeah. Listen.
In teatro le prove diventano impegnative. I musicisti americani si amalgamano sempre di più con il sound napoletano. Lo stare continuamente insieme rafforza anche i legami di amicizia e così ci ritroviamo invitati a casa di Lester Bowie, il leader dell'Art Ensemble of Chicago, per conoscere la sua famiglia. Ad attenderci c'è anche Don Moyet e Vanessa, l'amica incontrata da James e Tullio a Brooklyn Island. Washington Avenue. Summer Brooklyn. The Washington Avenue, yeah. Fino a questo momento si è parlato di musica, ma l'aroma proveniente dalla cucina era un richiamo troppo forte per tutti. E la sorpresa è grande. Cibo e vino sono italiani, ma la grande attrazione di questo momento è l'esclusiva apribottiglie che dopo l'apertura riesce a reinserire il tappo nella bottiglia sigillandola nuovamente. Dalla batteria musicale alla batteria da cucina. Qui a casa tua con la tua famiglia. Nice. Siamo un po' stanchi del viaggio. Take Jimmy to the barber. I have a barber up here. Take Jimmy. No, no. Vuole portare a tagliare i capelli? Che facciamo? Farei anche, però non sto bene, incredibile. Dimmi che non sto bene, non sto bene, non ci hanno provato. He doesn't know how to have him cut. No, I got somebody I can take you to, man. Yeah. Hanno qualcuno in mare, immagino. No, in mare, non so. In mare, look, groups. Domani. Maybe. Yeah. No, proprio. Cosa vogliamo fare all'Apollo? Musica incredibile. All'Apollo? Tutto insieme. Brooklyn, Harlem, Napoli. Napoli, that's right. Tutti amici insieme. Congas, percussione. Congas, percussione, batteria. Facciamo un contest, no? Sì, sì. Con gli Art Ensemble, queste sono le teste. L'Art Ensemble of Chicago. Digli anche una cosa importante che volevo dire. Che quasi per colpa loro, sì. Però fagli capire bene questa domanda, noi in Italia abbiamo aspettato molto per avere successo, perché i primi dischi loro che arrivavano, siccome noi siamo dei musicisti, volevamo fare quel tipo di musica. Sì, è una cosa inconsueta vedere nel jazz questa scenografia, questo... Ecco, io oserei dire che non sono stato né i Duran Duran, né i Spandau Ballet, né... Ma loro veramente hanno curato l'immagine, veramente hanno curato l'immagine, hanno curato il look. I like the idea of what he's doing because it's always important to me to see drummers doing their own organization and doing their own musical ideas, because the drummer usually is always is now part of the rhythm section, but when you have drummers that are leaders, it gives the people a chance to see the music from another direction besides from melodic instrument, although the drums are melodic also. So it's like, I like the idea of that, where he has it organized, bringing people together and good percussion. And then also, I always like to play with Tony Esposito, also we're good friends. You know, we have, our ideas are very similar. And I always, like I said, I always have a great time. We and Tullio have had the pleasure of working together before. And this is my first time working with James, but I would definitely am looking forward to the next time, La Prossima Volta. I mean, that's why I like Tullio, he's crazy. WBLS 107.5 in a class by itself. This is Champagne, and it's a pleasure spending this Thursday afternoon with you. And here's a gentleman who will be performing live at the Apollo this Monday evening when Holland meets Napoli. Hello.
I Temptation sono il gruppo che più di ogni altro rappresenta il mito del teatro Apollo. Il loro soundcheck è stato seguito con grande interesse dai nostri artisti, che in questo momento stanno covando dentro di loro il desiderio di averli come partners in una irripetibile performance. E contro tutte le previsioni ce l'hanno fatta. Dopo le presentazioni, i Temptation si sono lasciati convincere a cantare Maria Marie. Perfino James Brown ha voluto assistere al curioso avvenimento. Che reazione potrebbero avere i Rolling Stones, Eric Clapton, lo stesso Sting vedendo questo reportage? Pensate che oltre loro anche i Beatles, i Police e tanti altri musicisti bianchi del rock venivano qui perché la musica nera era la loro fonte di ispirazione. L'Apollo era la prima fermata una volta arrivati in America ed ognuno di loro ha sognato di suonarvi almeno una volta. Il fatto è che l'accesso dei bianchi allo stage è stato possibile solo qualche anno fa. E i primi sono stati Daryl Hall e John Oates, affiancati da due artisti neri, David Ruffin ed Eddie Kendricks. Music is love, L-O-V-E, and I love the Italian people. Everybody, let's call the king of soul himself, James Brown! James Brown! James Brown! James Brown! I want to come to Italy very soon. I have very friends over there, many friends. In Rome, in Modena, Venice, Florence, a lot of places over there, Milan, my brothers. Hit it. Too far. Somewhere on the way, you might find out who.
come inside. No Mamade inside. Siamo in combutta? Io, James e Tulli contro Willy. Tu e James e Tulli? Ah, perché? Io, James e Tulli. Che sei abbattuto? Non hai capito? Che hai capito? Sto dicendo io, James e Tony, io sono Tulli. Ecco. Siamo in combutta contro Willy, che non vuole farci partire, te l'ho già spiegato. Non partiamo più. Perché non partiamo più, perché gli piace la musica napoletana. Agli esquimesi, agli americani. Ci hanno detto di fermarci ancora una settimana, vai. Scusa, gli americani ho sbagliato, ci fermiamo ancora penso un paio di week. Two week, io ho preso il carro e l'ho parcato. Il mio carro l'ho parcato, my car l'ho parcato. Ma è... L'ho parcato il carro, la macchina, il carro. Non c'entra niente di carro nei buchi, capì? Il carro, la macchina. L'ho parcata. Come dite voi in Italia? Parcheggiata, parcato, qua si dice. E l'ho parcata in mezzo alla strada. Ehi, i giornali che vuoi comprare, qui arrivano le telefonate in America e voi non costate in Italia, non prendete i giornali. Ecco perché succedono certi fatti in Italia, ecco perché. Posso andare non è? Scusa, già dovete avere tutte le notizie, invece sono gli altri che le devono dire a te, non va bene. Differenza di così a livello strumentale. E comunque è stata un'esperienza molto molto importante, incredibile direi. Anche per me mi ha rapportato molto, cioè è stata una bella emozione. 5 ore sono stato quello che si è distrutto, però mi sono divertito. Faticoso, ma ne valeva la pena sicuramente. E chi è? Anche per me, vuole dire un po'. Anche per me, chi è nato a Chicago, mi per fare una cosa con le Temptations, James Brown. Sonio, yes. Bravissimo. Ma non solo questo, ma con lui, che è molto bello, Babbo Natale. Tony, Tullio, Bernardo. Venire qua a rendersi conto di questo magma incredibile, ribollente,
Le ho un senso di euforia, di eccitamento, veramente con la voglia di prendere al volo la prima cosa. Io sono in realtà proprio eccitato da questo fatto, che New York non è di nessuno, se non è di nessuno è anche mia, e se è mia posso prendermela anch'io nel momento in cui mi pare prendere quello che voglio. New York, incredibile, la grande giostra, il circo, la corte dei miracoli, negozi luminosissimi, gente che corre affannata, l'ultimo avamposto di una civiltà incredibile, il soldo, la moneta, comprare tutto. Sono tentato, adesso questa sera spendo tutti i miei soldi che ho nel primo negozio che trovo. Scusa, quanto costa questo? $1. Quanto costerà quella là? La batteria, quella lì, quella là? $3.90. Ma scusa, chiede? $3.90. A $3.90 è così, dollari, no, o soldi? Soldi. $390. $390. Chiedi quanto costa quella là, pure quell'altra. Ma costerà, se quella costa $3.90, quell'altra quanto costa? Bisognerebbe vedere. Bene. Io sono nel mio regno qui. E chi se muove a casa? Già ti fanno delle cose molto più simili alle cose che mangiamo noi, molto dolce. Per esempio la zucchera, perché non l'hai mangiata? No, non c'ho voglia. A me sembra buono, come vedete. È buono, è buono. Non è che voglio capire, ma è buonissimo. Sono lì che non mi dire che sono. Però facciamo l'avanti. È un peccato, te lo lasciamo. No. La zucca, io volevo provare la zucca. Lì non lo posso pigliare perché oggi sono mal di pancia, questa fretta. Ma perché? Questo è qui. Ah. Sai che cosa lo usano tanto? Ma è stato questo che mi ha fatto male ieri sera. Sì. Sì, perché ieri praticamente con le patate, ho messo mezza bottiglia sotto. Esatto, io non sono abituato a pigliarsi, questo mi ha rovinato, non so. Ma lui rassomiglia tanto al Pochino di cocco. Scusate signore, come si chiama questo? Gnami. È una patata. È una patata questa qua. Porto lì. E questa la carne per lui. Luca, rispondi tu, digli tutto che. Grazie. Gnami. Caffè sei regolare? Regolare. Sei regolare o sei napolitano?
regular. Caffè normale. Secondo te stai parlando spagnolo? Regular. Sopa de pollo se de partita. Pollo? De pollo. Non è pollo. Se finita. Pollo, pollo. Cocito di mondongo. È buono. Ah, sì, bueno. Questo è un po' turco, un po' indiano e un po' thailandese, non c'è niente a che vedere né con lo spagnolo e con... Ui, facciamo il lavoro però che sia. Pure questo da mangi? Non ci mangiato niente, lui. Come ti mangiate? Ti mangiato pezzi di chilo, come? Ma quando mangi? Non la zuppa, ma ci mangiate. La zuppa e l'altro. Buona, amica. La zuppa e l'altro. Bellissimo. Ma che ci stai? Che cosa fai? Sono tutti gli sigari, patatino. Dai. Come? No. È di partita! È di partita! È di partita! I want to speak Mr. Bennato. Ah, parla italiano? Voglio parlare con Bennato, grazie, sì. Edo! Scusa, che stai a fare là in albergo? Ma no, siamo tutti quanti qua. Sta James, sta... Ma no, devi venire qua, scusa, oggi è una bella giornata. Ma guardi che adesso sono le 3 e se non combiniamo niente, poi stasera dobbiamo andare a suonare. C'è una jam session, dobbiamo andare in qualche locale, se non ci organizziamo prima. Ma come non ti ha chiamato? Ma certo che James ti ha chiamato stamattina. Cioè è passato... Scusa, tu non l'hai chiamato stamattina? No, l'ho chiamato. Ti ha chiamato stamattina? No. Va bene. Ha parlato con me. Siamo tutti insieme, così stasera andiamo là. Capito? Ecco. E chi te lo porta? Giorgio, l'elicottero. Magari, se vieni con l'elicottero, beato a te. Allora venivo pure io con te a saperlo che venivi con l'elicottero. Tuo fa l'americano. Scende a me chi to fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi tu siente disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, hai sorte per Camel, chi te ridà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano. Ma si nati di ricorda per oltre 50 anni, che stavamo in Giamaica insieme? Sì. Ma cosa per New York? Mi ricordo, stavo con un aereo con dei giamaicani. Arrivavamo proprio sopra Manhattan. È la prima volta che vengo a New York, proprio alla zona interna. Tuo palo americano, ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente a fa, ok in autorità, il fondatore di questo teatro, che pure aveva la rara abilità di capire cosa voleva la gente e anticipava le mode, forse non avrà mai pensato dentro di sé che la poesia napoletana, nella veste di una canzone, avrebbe risuonato tra queste pareti. Pure
cantar. Que isto tiento que a vida sofri, rassignato facimmo volar. Tu fidarte nientata già di, e a condotta. Thank you.
Thank you. Ladies and gentlemen, signore e signori, James Brown. But now, introducing the soul goddess, Miss Martha. New York City, Chicago, Atlanta, LA.
sugar in my eyes. So thank you.
fresca.
Let's go!